Allora, buonasera, benvenuti a tutti e grazie per essere qui con noi a Roberta Roberti, che è docente della scuola secondaria e consigliera del Comune di Parma, a Manuel Marsico, che è uno studente universitario e membro del POST, l'Associazione Culturale Studentesca Parmigiana, e Vincenza Pellegrina, che è docente universitaria qua a Parma e sociologa. Grazie per essere qui. Stiamo aspettando Raimo, che dovrebbe arrivare, se ce la fa, dato che ha avuto un impegno improvviso. Intanto cominciamo. Ma questo è un incontro sul sistema dell'istruzione in Italia alla prova di una pandemia. Il tema è ampissimo, naturalmente, e voglio cominciare facendovi una domanda che vuole, diciamo, dare anche un senso dell'ampiezza, dello spessore di cosa significa di parlare di scuola e parlare di scuola particolarmente all'interno di un'emergenza. Cioè, la scuola così com'è oggi e così che come può essere, no? Le crisi portano sempre alla luce delle contraddizioni, portano sempre alla luce quali sono le ossature ideologiche anche che le istituzioni hanno seguito, su cui le istituzioni si sono sviluppate, portano alla luce le debolezze, le forze, quelli che vengono considerati gli elementi sacrificabili e quelli che sono considerati gli elementi essenziali. E quindi questa crisi sicuramente ha messo in risalto, ha fatto uscire veramente che cosa significa la scuola in Italia oggi, nel bene e nel male. E quello che io voglio chiedere a voi, che avete tutti dei ruoli diversi, docenti di scuola secondaria, docenti universitari, studenti universitari, che cosa significa per voi la scuola in Italia oggi? Quale spazio occupa nell'opinione pubblica, nell'immaginario collettivo, nella vostra esperienza, nell'esperienza delle persone che incontrate? Qual è il suo ruolo? È un ruolo formativo, un ruolo pedagogico, è un ruolo di missione nel mercato del lavoro? Qual è, come soggetto istituzionale, che è il soggetto con cui poi i privati più spesso entrano in contatto con l'istituzione, la scuola, dove si incontrano privato e pubblico in maniera più vivida? Che cosa significa fare la scuola oggi, vivere dentro la scuola oggi? E chiedo a Roberta se vuole iniziare lei con Sì, la risposta. volentieri, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Intanto, sì, io vorrei cominciare proprio parlando un attimo di questa situazione che Teresa ha, diciamo, introdotto, cioè il problema della crisi, no? In questo momento noi ci siamo trovati soprattutto a fronteggiare una crisi sanitaria, d'accordo? Quindi le nostre strutture ospedaliere e la sanità in sé si è rivelata in tutte le sue debolezze e le nostre analisi e le analisi che si sono susseguite, credo ormai senza che nessuno possa dubitarne, hanno dimostrato che l'investimento in qualche modo nella scuola, nella sanità, scusate, e i tagli che ci sono stati nel corso degli anni hanno creato buona parte del problema. Ora noi penso che ci troveremo a fronteggiare con il problema della ripresa una questione similare proprio in relazione alla scuola che, così come la sanità è stata definanziata negli anni e questo oggi costituisce una parte del problema, se non altro perché pensare di ritornare in classe ci mette di fronte ad alcune emergenze. La prima è il sovraffollamento delle aule, quindi le cosiddette classi pollaio, il secondo è il problema del precariato, il terzo è il problema dell'edilizia, quindi di avere degli spazi che siano adeguati e che già non erano adeguati in un momento di non emergenza, adesso lo diventano ancora di meno adeguati, e dei materiali a disposizione degli studenti e anche dei docenti. Quindi siamo partiti in questa emergenza parlando del digital divide, cioè del fatto che ci siano
molti ragazzi che si sono ritrovati privi di quegli strumenti che gli avrebbero consentito di seguire adeguatamente anche le lezioni a distanza. Quindi ci sono delle problematiche che richiedono una riflessione ad ampio raggio, non sulla scuola di oggi, ma su quello che la scuola è diventata negli ultimi 20 anni di fatto, soprattutto. E senz'altro il problema dei tagli ai finanziamenti c'è ed è uno dei temi su cui dovremo confrontarci di più. Il secondo elemento è proprio quello dell'obiettivo, cioè qual è, noi dobbiamo interrogarci su qual è l'obiettivo che la nostra scuola si pone, a che cosa serve la scuola, perché se la scuola, secondo quello che ci dice anche la Costituzione, deve servire alla formazione della persona umana nella sua globalità, quindi a formare dei cittadini consapevoli, non solo dei ragazzi che abbiano delle nozioni o delle abilità, allora ci dobbiamo anche di conseguenza interrogare proprio in questo momento di didattica a distanza su quello che effettivamente non è scuola. La didattica a distanza è utile perché mantiene un legame, una relazione e anche una continuità nella vita della scuola in momento di emergenza, ma non può assolutamente pensare di sostituirsi all'insegnamento in presenza, perché la scuola è relazione, è la possibilità di relazionarsi con i docenti, ma anche con i propri pari, e questo l'insegnamento a distanza lo penalizza enormemente. In più, quello che è preoccupante è pensare che questa situazione ci possa in qualche modo indurre a ritenere l'utilizzo delle tecnologie come la panacea di tutti i mali, no? Per cui si sente il ministero parlare di contenuti standardizzati, di piattaforme che dovrebbero essere generalizzate, la cui proprietà privata, tra l'altro, ci mette di fronte a oggettivi problemi che sono quelli della privacy, che sono quelli dell'utilizzo dei nostri dati, ci mette di fronte, se parliamo di contenuti standardizzati, anche a un problema di libertà di insegnamento e quindi di formazione del pensiero critico, della coscienza critica dei nostri alunni e alunne, che dovrebbe essere, almeno secondo l'impianto della Costituzione e secondo il mio modo di vedere, l'obiettivo principale della scuola. Quindi sono venuti a mancare elementi fondanti dell'essere a scuola, del fare scuola, la relazione, come dicevamo, ma anche il fatto di una scuola come spazio di incontro e anche come spazio politico dove ci si confronta, si discute, si conosce l'altro, si incontra e si vive la diversità, quindi di una palestra di cittadinanza che non può in nessun modo essere sostituita dal digitale, cioè dal collegamento a distanza. E in particolare si possono creare delle ingiustizie e venire a mancare quello che è il dettato fondamentale dell'articolo 3 della nostra Costituzione, perché è inutile che noi ce la raccontiamo, prima di tutto per quello che riguarda la disponibilità di strumenti informatici o la connessione, ma anche l'autonomia dei ragazzi. Non tutti i ragazzi vivono in maniera autonoma e si muovono a loro agio in queste piattaforme digitali, in particolare chi già ha uno svantaggio di vario genere, perché è uno studente che ha l'italiano come L2, quindi di madrelingua straniera, sia perché può avere dei problemi bisogni educativi speciali, oppure perché può essere un ragazzo o una ragazza con una disabilità. Questo ci pone di fronte al fatto che gli studenti più fragili verranno inevitabilmente lasciati indietro perché hanno bisogno di un insegnante di sostegno e di aiuti che la didattica a distanza, almeno per ora, ha lasciato vuoti.
Qui l'ultimo elemento che vorrei mettere in rilievo, prima di fare una breve conclusione, poi ne ritorneremo sui vari temi durante il dibattito, è quello della valutazione, perché è un po' l'elemento sul quale ci si è trovati ad affrontare una serie di problematiche che vengono proprio dal tipo di percorso scolastico che noi abbiamo in mente. La valutazione, che già doveva essere oggetto ed era oggetto di grandi dibattiti, perché così come sembrava essere nell'ottica di essere impostata, diciamo, negli ultimi anni, in particolare con il ruolo, ed è una delle poche cose positive, a mio modo di vedere, che è successa in questa emergenza, visto che sono saltati con i test invalsi. Questo modo nozionistico di fare insegnamento e di agganciarvi la valutazione è uno dei nodi sui quali noi ci dobbiamo interrogare. Non è possibile immaginare, soprattutto per i bambini delle scuole elementari, una valutazione con voti numerici in una situazione come questa. La valutazione va pensata in termini formativi, e in particolare in questo momento noi siamo di fronte ad una prova durissima che i bambini e i ragazzi stanno vivendo. La stiamo vivendo tutti, ma loro in particolare avranno nel loro ricordo questo momento di chiusura e di isolamento. E quindi penso che una delle cose essenziali che dovremo valutare sarà proprio la loro capacità e la loro disponibilità a una forma di responsabilità enorme a cui li stiamo chiamando. Quello per me è una cosa da valutare, non tanto se mi danno la risposta giusta in italiano, in storia o in matematica, ma il modo in cui si responsabilizzano rispetto a un fare scuola che ovviamente li lascia soli e li mette di fronte a anche ad una crescita e ad una maturazione rispetto a tematiche veramente molto forti dal punto di vista sociale e psicologico. Pensiamo a dei bambini che hanno avuto dei nonni ammalati o che hanno perso qualcuno nella loro famiglia. Questo è un ruolo che io sento molto forte, anche se i miei studenti sono un po' più grandi. Io ho vissuto la loro paura, la tristezza, il loro dolore in qualche modo, e non posso non confrontarmi con questo. È un elemento essenziale di questa didattica a distanza, e a questo, se vogliamo, poi anche in un secondo momento potremo agganciare anche l'argomento meritocrazia, perché è chiaro che l'emergenza ci porta e ci costringe a interrogarci su una serie di questioni che molto allegramente sono state liquidate come impostazioni politicamente di parte di qualcuno di noi, che già le faceva notare negli anni passati, in particolare con la riforma Gelmini e con la buona scuola, perché entrambe hanno percorso una stessa strada in qualche maniera, e ci devono far riflettere finalmente. Io spero che questa emergenza, almeno in questo senso, ci aiuterà, perché oltretutto sono richieste delle riflessioni di tipo pedagogico che sono venute a mancare da molti anni nella scuola, e al di là delle scuole superiori sono urgenti nella scuola materna, nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, io credo, perché soprattutto quei segmenti scolastici si trovano in difficoltà con la didattica a distanza, molto più di quanto non accada alle medie o alle superiori. Quindi penso e spero che, così come lo sarà, e mi auguro lo sarà in senso positivo per il sistema sanitario, anche per il sistema dell'istruzione, questa sarà un'occasione di profondo ripensamento. Vediamo. Grazie mille, molto intervento molto ricco, su cui c'è stato molti spunti, su cui sicuramente torneremo. E Manuel, Vincenza, è uguale. Diciamo ma così, per far parlare gli studenti, che ci tengo molto. Vai, Manuel. Volentieri. Allora, io in realtà volevo uscire anche un attimo dalla logica
della seppur sono d'accordo con tutto quello che ha detto la Roberti in termini di appunto di valutazione di problemi sociali che riguardano l'ingiustizia, di problemi della didattica, di quindi mancanze anche di strutture, dell'ingresso del privato nella scuola attraverso le piattaforme, della gestione dei dati, insomma c'erano tanti spunti di riflessione sulla quale non posso che condividere. E mi premeva un po' però cioè, uscire un attimo da quella dinamica che ha messo in atto questa crisi per guardare all'ecosistema scuola un po' per quello che era prima e per quello che sarà dopo tendenzialmente. Allora io quando sono stato invitato a questo incontro mi sono un po' interrogato su di cosa fosse emanazione la scuola e io credo che negli ultimi 20 anni è stata la diretta emanazione di quella che è la nostra società, ovvero una società fondata su una sostanza che è capitale e sulla forma quella del mercato. E questo si ricollega un po' a tutti quei discorsi che riguardano anche la valutazione, eccetera, perché di fatto la valutazione a cosa serve? Serve per segnalare al mercato la qualità della materia prima che questo mercato acquisterà. E su questa forma e su questa sostanza si è plasmato un po' tutto il concetto di scuola in questi ultimi anni, a mio parere. E partendo da questo assunto, io da studente di economia, insomma, ormai non più alle prime armi, ma quasi, mi sono un po' chiesto perché sia stata fatta questa scelta. E la mia risposta è stata, l'ho trovata in un libricino che fra l'altro si intitola Le passioni e gli interessi, argomenti politici in favore del capitalismo prima del suo trionfo, di Hirschman, quindi tendenzialmente non un libro eterodosso che tendeva a distruggere da cui siamo, ma un libro che secondo me è molto, che fa un'analisi molto lucida delle scelte operate negli ultimi 300 anni a favore di questo sistema sociale. E in questo libro si afferma proprio, ricordando i pensieri di Montesquieu, eccetera, che il capitalismo, quindi questa forma di società che poi ha conquistato la scuola, di cui la scuola è emanazione, è stato scelto in quanto fosse innocuo, intendendo con innocuo il fatto che l'interesse, diciamo, monetario, l'interesse inteso in termini di denaro, riuscisse a togliere dalla sfera di influenza inizialmente dei re, quindi di quelli di Vetano che aveva disegnato Hobbes, quindi dalla sfera delle passioni, l'interesse economico toglieva dalla sfera delle passioni una ampia parte della società, rendendola appunto innocua. Questa analisi è un po' in contraddizione con l'analisi un po' marxiana e leninista che vedranno il capitalismo come conclusione del capitalismo il conflitto, ma secondo me è molto interessante perché ci riporta direttamente agli anni 80-90, quando secondo me è rientrata questa logica nella nostra società, ovvero la ricerca di un qualcosa di innocuo. Il conflitto si era così tanto elevato che si dovesse ricercare qualcosa di innocuo. E secondo me quello che è stato fatto con tutta la dialettica neoliberale, neoliberista in economia, eccetera, è stato quello di cercare qualcosa di innocuo. E questa cosa è entrata potentemente anche nella scuola. E io la vedo in due aspetti. Da una parte la didattica, che secondo me è stata piegata in maniera molto forte al fine di produrre degli studenti che non fossero più capaci di pensiero critico, ma che fossero sostanzialmente materie prime per il mercato, dopo vi faccio qualche esempio, e sull'altro aspetto che è la rappresentanza. Allora, partendo da quest'ultima, cosa a cui tengo particolarmente perché ho fatto i rappresentanti di istituto, ci sono due cose che vorrei dire, una per quanto riguarda l'università e una per quanto riguarda la scuola superiore. Nell'università la rappresentanza oggi è di fatto tentativo di incidere sull'amministrazione dell'università. Non c'è più nulla nella rappresentanza che io ho un po' visto da fuori, non c'è più nulla che riguarda il sapere, quindi gli studenti non si arrogano più il diritto di incidere sulle modalità di conoscenza della società. E se non lo fanno gli studenti, chi lo può fare? Con i professori, ovviamente, chi lo può fare? Tendenzialmente lo fa chi ha interessi, e a Parma c'è un esempio eclatantissimo che è il corso, vabbè, ce ne sono tanti, uno è molto eclatante secondo me, che è il corso di food, in cui l'università, a mio parere, ha scelto di investire nell'università, l'università ha scelto questo settore per creare dei soggetti che fossero adatti al mercato a cui andavano a rispondere successivamente. E quindi questo è il primo problema, che gli studenti sono stati estromessi o ci sono anche, cioè in questa dialettica sono stati estromessi da quello che è la capacità di incidere sul sapere, eccetera.
Per quanto riguarda invece la scuola, i rappresentanti sono stati mercificati addirittura. Mi trovo molto spesso a chiacchierare con dei rappresentanti di istituto, la cui unica funzione oggi è quella di fare magliette e organizzare feste di istituto. Non sono educati a vedere la rappresentanza in maniera politica e anzi sono disincentivati a fare questo. Da molti presidi, io adesso non farò nome, però avendolo vissuto in prima persona e avendolo visto vivere a tanti ragazzi che come me cercano di fare qualcosa per le proprie scuole, eccetera, c'è sempre una tendenza a meglio se non fate niente perché così siete più innocui tendenzialmente, tornando al discorso che si era fatto all'inizio. Per quanto riguarda la didattica, io credo che tendenzialmente questa cosa sia molto palese e in tanti aspetti, ne faccio un esempio che riguarda sia l'università che la scuola ed è sull'economia. L'economia oggi viene studiata come tecnica per produrre profitti sostanzialmente. E da me all'università lo vivo nelle materie, non c'è più un'attenzione a quella che è la scienza economica, alle sue promesse, alle sue premesse ideologiche che stanno alla base, ma viene affrontata proprio come tentativo di insegnare le modalità per fare profitto. Ma ancora più assurdo è l'esempio di mia cugina che studia al liceo, liceo scientifico, in cui fanno anche in inglese diritto e economia, e non la chiamano economics, che è scienze economiche, ma la chiamano business, che è il modo per fare i soldi tendenzialmente. E questa, secondo me, è una cosa gravissima. E la scuola passi quest'idea. Un altro esempio è quello che riguarda il crescere dell'utilizzo dell'analisi del testo a discapito dei temi, perché nei temi c'è quella componente soggettiva che può essere per il sistema tendenzialmente pericolosa. E quindi in nome dell'essere innocui si cerca di eliminare quella componente. Per concludere dico soltanto una piccola cosa, cioè la politica non deve essere un atto estetico, ma si fa perché si vuole far star bene il numero maggiore di persone, no, tendenzialmente. E quindi questa società non viene criticata perché è brutta, ma viene criticata perché fa star male le persone. Abbiamo un numero impressionante di ragazzi che fanno utilizzo di psicofarmaci e questo succede perché attorno al concetto di meritocrazia ed efficienza si organizza la depressione. E questa cosa deve essere cambiata e per cambiarla bisogna cambiare le fondamenta che strutturano la nostra società. Sono stato un po' confuso, però penso di aver volevo dare uno slancio che partisse da prima e andasse dopo all'epidemia. Ecco. Grazie, Manuel. Tutt'altro che confuso, molto, molto interessante. Volevo soltanto dirti, dato che sei appunto di formazione un economista e ti interessano i temi, se ti leggi Bello Fiore, Ai limiti della docenza, che potrebbe essere un libro molto interessante per te. E a proposito di docenza universitaria, che ha tutte le sue gatte da pelare, facciamo parlare della Vincenza Pellegrino. Dai, molto volentieri. Molto volentieri, anch'io riprenderò un po' il filo da quello che diceva Manuel, cioè anch'io cercherò di dire a che punto un po' del dibattito, anche per come lo stavo vivendo io, quindi ovviamente da un punto di vista particolare, perché appunto come sappiamo poi le questioni sono molto complesse anche a seconda dal punto di vista attraverso il quale le guardi, quindi diciamo qual era il dibattito molto acceso che negli ultimi anni si stava sviluppando rispetto all'evoluzione dell'università, quindi dove ci ha colto il coronavirus e come questo momento sta mostrando poi alla fine, come dicevate voi, proprio gli impliciti, sta svelando sempre più chiaramente quali erano poi i nodi del conflitto prima che lui arrivasse, e quindi in qualche modo ci sta dando l'occasione di ripoliticizzare la nostra presenza in università, cioè di governare in tempi rapidi un discorso che sia più esplicito per dire assolutamente come dobbiamo gestire non l'universo mondo ma l'anno prossimo, cioè dove ci rifiutiamo di essere trascinati, dove mettiamo dei paletti. Io penso che come tutte le crisi questa aiuti le persone
anche internamente a se stessi a disambiguare la propria posizione, no? Quindi in tal senso, come ogni crisi, ha degli aspetti positivi. Allora, prima il dibattito, anche a Parma si erano create diverse reti, mostrava delle ambivalenze profonde nel modo in cui l'università moderna e di massa, l'università umboldiana, l'università che diceva deelitarizziamo i saperi tecnici e quindi facciamo in modo che un numero maggiore di persone possa entrare. Immaginiamoci aule vaste, immaginiamoci la fine di piccoli gruppi elitari che possono permettersi lunghissimi studi, rendiamo il sapere tecnico accessibile in nome del fatto che quel tipo di formazione che eleva un maggior numero di persone a linguaggi specifici, accademici, disciplinari, sia in qualche modo legata al fatto che attraverso il lavoro quei cittadini contribuiranno alla società. Cioè, quindi fin dall'inizio, diciamo, l'università democratica moderna aveva questa idea di cittadino lavoratore, però proprio per il momento storico in cui nasceva, quindi il lavoro liberava da un destino di nascita, eccetera, eccetera, il link tra cittadinanza, no, e lavoro era diverso da oggi. Vado molto veloce per dire che noi ci siamo ritrovati a metà del Novecento con un'evoluzione particolare di questo modello, assolutamente. Innanzitutto, effettivamente erano aumentate le persone che accedevano all'università. Il modo in cui venivano formate era sempre più spostato verso la loro collocazione nel mondo del lavoro e sicuramente io, da quando sono entrata, cioè alla fine del Novecento, ho visto assolutamente accelerare gli specialismi e le specializzazioni, le professionalizzazioni, la nascita di corsi di laurea in nome di bisogni del mercato, l'idea che c'era il neuromarketing piuttosto che la psicologia degli animali domestici, piuttosto che, cioè, quindi sempre di più la competitività tra università che intanto erano aumentate ovunque, proprio in nome di quello stimolo alla cittadinanza, alla formazione del cittadino. Allora si sono trovate tante università in competizione, messe in una ottica di competizione tra loro per diventare attrattive si sono piegate sempre di più a una risposta di quello che al mercato del lavoratore poteva interessare, e è nata proprio una, si è innescata una veramente un processo di mercantilizzazione del lavoro, che comunque non bisogna mercantilizzazione della offerta formativa, che non bisogna troppo semplificare, perché effettivamente nasce da questa idea, anche immaginiamocela così, dalla mole incredibile, dall'idea che tutti, diciamo così, accedano e che tramite quell'accesso anche chi non può permetterselo poi trovi lavoro. Per cui all'inizio siamo rimasti anche un po' confusi da questa cosa, no? Sembrava che avesse a che fare davvero con l'idea di dire anche a chi poteva non permettersi una dimensione elitaria del lavoro cognitivo, di dire vieni perché intanto che troverai un lavoro migliore di quello che le scuole superiori ti potrebbero dare, tu intanto starai con altri, intanto continuerai la marcia verso la competenza del dibattito, intanto pur sapendo che hai bisogno di... sappi che l'università è un corpo della città in cui tu continuerai a crescere come persona. Quindi siamo rimasti anche lenti nel dire ma che cavolo è il neuromarketing che induce bisogni di consumo, dopo hai vicino psicologia per curare quelli che hanno i consumi, che pensiero sul sapere pubblico utile abbiamo? No, ci siamo detti uno che deve lavorare, siamo rimasti anche un po' confusi perché c'è questa retorica mista, ibrida del rendersi accessibile che anche oggi ci sta fregando rispetto al digitale, ma poi ci torno. E allora, diciamo, siamo andati molto avanti. Poi è arrivato un vento sempre più chiaro del fatto che questa competizione non era tanto per allargare, ma era per rendere autosostenibile l'università. Cioè, sono calati gli investimenti pubblici. E si è detto, visto che tu puoi fare iscrivere quelli che se hai merito perché vai meglio degli altri, chi ha merito se la caverà da solo, chi non ha merito. Quindi si è svelato il fatto che più che allargare le platee, più che ragionare su una democratizzazione di massa del lavoro utile, che pure era molto limitata, si trattava di disinvestire sul funzionamento pubblico, sull'investimento pubblico, e quindi qui è iniziata un'ondata di precarizzazione incredibile, specializzazione estrema servile al mercato, vicino a precarizzazione esplicita
del lavoratore cognitivo e del ricercatore, abbiamo vissuto una stagione durissima, triste, in cui le persone non possono riflettere criticamente sul sapere che producono, anche perché fino a 45 anni non hanno un posto fisso, sono ricattabili, devono produrre a loro volta articoli molto specialistici, altrimenti non emergono nella marea dei precari. Quindi è venuto a mancare anche il soggetto lavoratore politico forte per dire: ma perché devo insegnare così? Perché precarizzazione più specializzazione hanno effettivamente veramente leso alla produzione di sapere critico dentro le università. Però sappiate che negli ultimi 10 anni, è qui che ci ha beccato il coronavirus, dopo vado sul coronavirus, negli ultimi 10 anni, proprio per il fatto, più che per una, diciamo così, implicita autoformazione dei docenti o dei ricercatori che si sono scoperti di nuovo come soggetti politici, ha potuto proprio l'esagerata velocità con cui hanno messo in campo queste politiche di dismissione e di disinvestimento. Perché? Perché a un certo punto moltissimi lavoratori precari si sono resi conto che, per quanto correvano, obbedivano a quel tipo di didattica, producevano in quel modo ricerca iperspecialistica, sarebbero rimasti fuori. Cioè, a un certo punto c'è stata una ferita collettiva che ha aumentato davvero l'autoriflessività degli ricercatori precari, che hanno iniziato a nutrire delle reti critiche, che hanno iniziato a dire: auto-organizziamoci, che hanno iniziato a riflettere più criticamente su proprio i processi di produzione, no? Del loro lavoro. Parallelamente invece i vertici, le grandi personalità, diciamo, di intellettuali accademici, adesso ve ne cito solo proprio 2 o 3, hanno iniziato a dire: in questo modo l'università pubblica viene spazzata via, perché in realtà è sempre più collusiva all'università privata, è sempre più simile, ha meno mezzi, non c'è motivo, non ha motivo di esistere, non fa più parte di un disegno di animazione culturale delle città. Così il nostro ruolo viene meno. Allora si è visto davvero un fiorire negli ultimi 10 anni, io penso dai modelli di università democratica, non so, di Appadurai, che è un famoso antropologo che a Mumbai ha formato questa università democratica. Per democratica si intende: le domande di ricerca e i contesti di formazione saranno condivisi con la popolazione, per cui si fa sempre lezione fuori dalle aule, con pubblici che vivono le questioni di cui si tratta, e le domande di ricerca per i ricercatori saranno condivise con coloro che vivono le questioni di cui si tratta, per cui ha iniziato a mettere veramente percorsi di ricerca che prima venivano considerati come elitari dentro agli slum delle grandi città dell'India. Oppure, pensa a un altro intellettuale africano importante, Ndiaye si chiama, che in molte università del Senegal, per esempio famosa quella di Saint-Louis, ha fondato quella che lui chiama università popolare, vale a dire che ha detto, è un economista, e ha detto, è interessante questo Manuel, ha detto: molte forme di economia come quella africana sono considerate in un paradigma ancora progressista e evoluzionista come forme incompiute, invece l'economia informale, il mercato disseminato, il fatto che un produttore sia anche l'attore commerciale, questo è strutturale in Africa, non deve essere vissuto in senso, hai capito, come di subalterità coloniale, come un indietro, un in meno. Io voglio tutta un'altra formazione a economia, e la voglio fare a partire dai saperi di queste persone. E allora ha inventato delle forme di co-docenza di massa. Lui insegna sempre con, per esempio, le donne che producono, per capire. Vi faccio un ultimo esempio: tutto quello che si muove in America Latina. Allora Salvador Dubaia, questo grande intellettuale che si chiama Naomar Almeida, ha pensato a delle università interdisciplinari in cui i primi 3 anni gli studenti devono sempre abbinare filoni diversissimi, per esempio arte, medicina, biologia e letteratura, ne possono scegliere 2 su 5, si chiamano lauree triennali interdisciplinari, ABI, solo dopo, perché lui dice: qua lo scopo innanzitutto è coltivare un cittadino che ha talenti plurali, potrà fare il medico, artista, potrà fare il biologo, ma poi soprattutto qua non si tratta di università per professionisti. Allora, tutta sta roba è arrivata anche in Italia. Solo a Parma noi abbiamo fatto 2 reti, una si chiama Resistenze Precarie e l'altra Emancipatory Social Science, dove abbiamo discusso questi temi. Molti docenti, molti ricercatori hanno detto:
Io, per esempio, i miei corsi di sociologia della globalizzazione e di politiche sociali li faccio con co-docenti, senza tetto, richiedenti asilo, e li faccio in formazione situata nei movimenti, nelle associazioni. Cioè, tanta gente ha aderito. Ora è arrivato il coronavirus. Ovvio, dico tanta gente ha aderito, è una minoranza tra docenti che vede l'università come soggetto che deve produrre sapere collettivo e partecipato. Cioè, il sapere pubblico è diverso dal sapere privato perché coinvolge le realtà di cui parla, perché produce qualcosa che si dissemina. Però questa cosa, anche se minoritaria come ricerca e docenza, ha partorito la terza missione, che è entrata nelle norme di tutti gli stati europei, per dire che non dobbiamo sottovalutare il conflitto grosso che c'è aperto. Non è una partita già persa e non è un, come è proprio del capitalismo, c'è una ambivalenza, una ibridazione che apre i bivi, no? Adesso è arrivato il coronavirus e la chiudo. Cosa ha fatto il coronavirus? Soprattutto per noi che abbiamo a che fare appunto con adulti distanti, ci ha invitato a aprire piattaforme, però in maniera intanto poco riflessiva sul tipo di piattaforme, cioè solo pochi di noi concepiscono la differenza rispetto a usare qualcosa che è Microsoft o a comprarsi una propria piattaforma digitale, a chi restano poi le... Quindi molto acceleratamente, senza dare ai lavoratori nozioni e formazioni sulle strutture attraverso cui producono il proprio lavoro, no? Ma al di là di questo, che se vogliamo è davvero magari legata all'urgenza, ha mostrato che si poteva rapidamente trasformare molte delle interlocuzioni a distanza, per cui ci ha chiesto da un lato di produrre delle pillole, che secondo me sono l'aspetto un po' più pericoloso, cioè stoccare delle cose che alludono poi a che le potrei riusare, e a me mi si sudano le braccia, perché nei modelli di università che vi dicevo prima, se tu negozi con la gente, con i soggetti, con gli attori, non solo imprenditoriali, ma anche, perché no, i temi, tu non puoi stoccare un bel niente, non ti appartengono i programmi, perché i programmi non siamo, io farei così anche alle elementari, ma voglio dire, a maggior ragione all'università, tu hai a che fare con degli adulti che devono rispondere al mutamento sociale, tu ogni anno dovresti interrogarti sul tuo programma, se non lo fai tu, quindi non stocchi un bel niente, ma al di là delle pillole stoccate che a me fanno sudare, si è scoperto che è vero, l'ho visto io, che fare, io ho un laboratorio proprio di sociologia che si chiama Fare Memoria Collettiva del Virus. Si sono iscritti in tante persone e hanno fame di relazione. Quindi cosa si è visto? Che il digitale rendeva meno spostamenti, faceva risparmiare soldi, i ragazzi venivano. È vero che da me, per esempio, molti hanno parlato di più. Mentre in classe avevo 5 con la faccia tosta e 50 che si nascondevano, adesso a telecamere spente io ho 20 che lottano per parlare. Incredibile dinamiche dell'emancipazione. Però detto questo, questo vale solo perché non ci possiamo vedere, oppure potrebbe valere solo in maniera creativa a lato di una crescita che poi presuppone assolutamente sempre gli studenti come momento della vita, come collettivo politico delle città, come mobilitazione verso i soggetti di cui parlo. No, invece, visto che è sostenibile, si muovono, no? Diciamo, si apre una stagione in cui le università se la giocano a telematizzare velocemente per essere più competitivi di altri, visto che nei prossimi mesi c'è incertezza. Questo è un rischio. Poi dopo ci ritorno dopo, non voglio prendere troppo tempo. Questo è un rischio enorme, soprattutto, e qua la chiudo, per le medie università come Parma. Se io sono un ragazzo che ha pochi soldi, perché attenzione a non usare la retorica dell'accessibilità, se sono un ragazzo che vive in un paesino lontano dai centri, nelle periferie comunque le vogliamo definire, e devo pagare delle università telematiche, intanto io non mi iscrivo a Parma, tanto per dirla chiusa, la carta della competitività, ma mi iscrivo alla Sorbona o a Milano. Quindi le medie università, proprio in quest'ansia di rincorsa, perdono, perché invece sono esperienze di partecipazione e cittadinanza più accessibili, dove si iscrivono studenti che vogliono, come diceva Teresa, dibattere, conoscere, che vogliono incontrare. Tolto quello, non abbiamo motivo di esistere noi nelle piccole città che vengono sommerse da quella competizione che continuamente promuovono come la cosa migliore. Quindi è proprio un modo cieco di soccombere, ma poi anche un modo che insegue una politica che io non vedo, perché appunto l'università è un corpo nelle città
che fa fare esperienza agli studenti di dimensioni di approfondimento critico. Se non ci sono loro, ditemi qual è la fase della vita in cui le persone ricreano quella cosa lì nelle città. Allora è un rischio enorme e qui tutti, studenti e docenti, dobbiamo essere molto rigidi. Innovare telematicamente ok, telematizzare assolutamente no. Ma questa è la mia posizione, anche a Parma la pensiamo diversamente e si sono aperti già molti dibattiti. Basta, mi fermo, sennò parlo delle ore. Grazie Vincenzo, è stato veramente molto interessante, in particolare le esperienze di cui ci hai parlato di università democratiche. E, è interessante anche che tu parli della terza missione, no? Che forse non tutti sanno che cos'è. Le prime due missioni dell'università sono l'insegnamento e la ricerca, la terza missione è la restituzione al territorio in cui l'università si trova, che anche questa ha delle, diciamo, viene vissuta in maniera diversa a seconda della disciplina di appartenenza. Naturalmente a volte questa terza missione significa nient'altro che fare tirocini all'interno di grandi aziende, altre volte invece sono delle esperienze molto molto belle. E volevo riprendere il tema, uno dei temi che è tornato in tutti i vostri interventi e che è da un lato sicuramente la valutazione e la meritocrazia che sono emersi in tutto quello che avete detto come un tema preoccupante, tra l'altro appunto un tema di cui si parla pochissimo da qualche anno questa parte, cioè non viene messa in discussione la valutazione, si parla di come si deve valutare e chiunque viene valutato, a tutti i livelli dell'istruzione vengono valutati gli studenti, vengono valutati anche i docenti e si viene... E chiunque è sottoposto a delle verifiche che sono solamente di tipo quantitativo, molto spesso e volentieri, che poi riflettono un determinato modello di didattica, che è quello di una didattica stoccata, come stavi dicendo tu, Vincenza, una didattica a pezzi, una didattica che si può modulare e inserire. Però mi interessava anche, cioè, come questo tema dell'immeritocrazia è emerso secondo me molto bene nell'intervento di Manuel, si leghi a un altro grosso tema che è dell'università, che è quello della privatizzazione, perché è emerso molto bene questo nesso, no? Allora, si valuta perché si valuta un risultato che poi viene venduto a qualcuno o che deve avere dell'appeal per qualcuno, non si valuta a caso, si valutano delle competenze, si valutano delle capacità che poi vengono inserite su grossi dico alma laurea perché è quello che è il primo che mi viene in mente, si compilano dei questionari, si va avanti così, no? E cioè, secondo me è stato molto messo in crisi nelle ultime settimane e qua c'è anche un risolto psicologico sicuramente. Quando si è parlato del non si boccia nessuno quest'anno sono tutti promossi e questo ha sollevato un po' un vespaio. È interessante il tipo di opinione che la maggior parte delle persone, almeno quelli che si sono espressi soprattutto, sembrano avere degli studenti, in cui hanno detto beh allora gli studenti vengono deresponsabilizzati, gli studenti non faranno più nulla, senza riflettere che forse il motivo per cui gli studenti tengono tanto e forse tantissimo veramente alla bocciatura o la promozione e la si usa come minaccia, e questo è il motivo per cui gli studenti poi tendono a vedere la loro situazione scolastica, la loro esperienza scolastica come un'esperienza in cui loro alla fine o vengono promossi o vengono bocciati, o prendono un voto o ne prendono un altro, e a cui anche vengono in grosso parte ridotti. E questo ha anche dei grossi risvolti psicologici, appunto, ed era interessante quello che dicevi tu, Vincenza, sul fatto che senti che molte più persone parlano durante... Anch'io mi sono accorta di questa cosa. Naturalmente perché c'è un lavoro pregresso, umano, che c'è, non è una conoscenza esclusivamente digitale, però sicuramente anche la fine, cioè questa sospensione della valutazione ha costituito per molti una specie di sollievo psicologico, no? Cioè, puoi stare lì a lezione, a distanza, e però ti è stato tolto questo grosso peso, il peso della bocciatura, il peso del voto, del brutto voto.
E questo è solo uno dei tanti aspetti, però volevo invitarvi a riflettere, dirmi qual è la vostra opinione su appunto questo concetto di meritocrazia che ha guidato le nostre esperienze da studenti, da insegnanti negli ultimi anni, come può sopravvivere, se deve sopravvivere, se ce la farà sopravvivere a questa emergenza e come dobbiamo rivalutare la valutazione, soprattutto alla luce del fatto che evidentemente è legata poi a un certo processo che l'università intrattiene col mercato del lavoro, a cui si piega spesso e volentieri, che rincorre vanamente, perché poi il mercato del lavoro cambia molto più velocemente di quanto l'università non possa cambiare. Volevo invitarvi a parlare di questa meritocrazia, privatizzazione e valutazione. Secondo me, come sopravvivono, come affrontano questa emergenza? Dobbiamo fare lo stesso video di prima? Scusate, mi sentite? Rifacciamo il giro, parto io? Io ho solo accennato nel mio intervento a quanto sono contenta che siano saltati i test INVALSI, perché secondo me la battaglia che è durata 15 anni nella scuola contro questo tipo di valutazione e che è nata anche da un collegamento che noi insegnanti italiani che eravamo contrari a questo tipo di deriva abbiamo avuto con insegnanti di altri paesi europei e non, in cui questo tipo di valutazione standardizzata e calata dall'alto era già stata introdotta da tanto tempo. Parlo in particolare della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Mm-hmm. Questo tipo di valutazione a quiz che danno risposta chiusa e quindi ti inducono a scegliere fra opzioni già preordinate è innanzitutto il primo nemico del nostro pensiero critico, del dubbio, della capacità di interpretare le domande e di andare oltre a un sapere preconfezionato che ti è stato trasmesso come un imbuto da un docente che sa tutto nei confronti di ragazzi che non sanno niente. Educare esattamente il contrario nell'etimologia della parola è proprio portare fuori da determinati schemi e andarci insieme. E quindi dovrebbe essere proprio in questa la ricchezza della relazione educativa, che è di univoca tra il docente e i discenti, diciamo così, e è anche trasversale, perché viene anche appunto da i ragazzi nei confronti dei loro compagni. E questo è stato argomento l'ideologia del merito, cioè è un bellissimo libro scritto da Mauro Boarelli, di cui abbiamo discusso anche a Ciurmo poco tempo fa, nell'autunno scorso, proprio perché Boarelli in quel libro condensa un po' il succo di quello che è stato il dibattito che a scuola noi abbiamo portato avanti per un po' di tempo e che ha investito alla grande, prima ancora l'università, credo, perché proprio questa ideologia che ci sta ingabbiando e anche in qualche modo imbrogliando, proprio perché ci è stato venduto, come diceva prima Manuel, se non ricordo male, qualcosa di neutro. No? Qualcosa che è sopra le parti è neutro e quindi dovrebbe andare bene a tutti, perché se io ti do un quiz è uguale per tutti, è standardizzato e ci dimentichiamo, numero uno, che rispetto a quelle che sono le richieste, tu poi sei indotto a adeguare ciò che insegni. Quindi la standardizzazione del quiz e del test è fortemente limitante della libertà di insegnamento, specie se tu sai che i tuoi ragazzi sulla base dei loro risultati saranno ammessi o meno, come avviene in Gran Bretagna o negli Stati Uniti, a determinati corsi, per esempio universitari, a determinate università di serie A o di serie B, e che i finanziamenti alla scuola e di conseguenza anche il tuo stipendio dipenderanno dai risultati che i tuoi ragazzi hanno avuto in quelle valutazioni. Quindi il rischio c'è ed è veramente molto grande.
limitazione, dicevo, della libertà di insegnamento, ma ancora peggio del sapere critico e quindi della possibilità di uscire da determinati schemi, che è un elemento fondamentale per la ricerca, per esempio, per la capacità di saper immaginare delle soluzioni diverse ai problemi che ti vengono posti, che è una delle qualità, tra l'altro, che teoricamente nel mondo del lavoro dovrebbero essere maggiormente apprezzate, ma che viene umiliata da questo tipo di valutazione. Poi ci dimentichiamo anche che la meritocrazia è condizionante, perché i parametri sulla base dei quali tu sarai valutato non li decidi tu, li decide qualcun altro, e quindi in qualche modo questo qualcun altro ti spinge ad adeguare il tuo percorso a quelle che sono le richieste di un mercato che ti chiede che cosa, perché se noi andiamo a vedere i verbali della Commissione europea in merito in materia di educazione di 20 anni fa, ci sono già scritte tutte queste cose. Non è che a pensar male si fa sempre si ha sempre ragione, purtroppo ce le hanno dette nei denti queste cose, ce le hanno dette chiare. Il problema era creare degli individui che avessero delle competenze minime in quasi tutto, diciamo in un minestrone di materie che venivano considerate base di una generica cultura che in realtà veniva umiliata e ridotta a delle piccole nozioncine, tra l'altro atomizzate, quindi divise una dall'altra, e questo tipo di percorso doveva essere funzionale al mercato del lavoro, che richiedeva degli individui flessibili con una scarsa specializzazione, adattabili a un mercato del lavoro che richiede loro di adattarsi a cambiare lavoro 20 volte nella loro vita e anche a non avere tante pretese, cosa che avresti se tu fossi veramente specializzato in qualche cosa, con alle spalle un bagaglio culturale significativo e una formazione completa, significativa, critica, e tu potresti ambire ad avere determinate posizioni e anche una determinata retribuzione. Il mercato del lavoro ha bisogno di pochissimi individui di questo genere, privilegia l'arrivo sul mercato di una manodopera e di una di lavoratori facilmente ricattabili, perché non sono di fatto specializzati in nulla, hanno appunto delle nozioni di base molto labili. Allora, la privatizzazione in questo senso è chiaro che c'entra, perché i parametri vengono scelti da chi i parametri sui quali tu sarai valutato e quindi su cui io insegnante ti devo preparare sono scelti da chi sta in qualche modo pilotando il sistema. E non è un caso che, se voi andate a guardare all'università, poi ce lo dirà Vincenza, che lo sa benissimo quello che succede meglio di me, ma nella sanità la valutazione delle prestazioni, così come nel mondo del lavoro, della pubblica amministrazione o privato, con i famosi incentivi che ti vengono dati se tu raggiungi determinati obiettivi, è fatto ovviamente sulla base di una concezione aziendalistica che vede nella competizione un bene, quando invece noi dovremmo renderci conto che la competizione mortifica moltissime persone e seleziona sulla base di una filosofia, diciamo, del mercato, che nel sapere non dovrebbe entrare e che, tra le altre cose, penalizza moltissimo i processi, perché noi sappiamo che invece la nostra scuola è nata proprio per essere una comunità, un insieme di persone, di soggetti che si ritrovano e che sono in qualche modo alla pari, e dovrebbe essere proprio lì la ricchezza, no? Quello che diceva Vincenza su quelle esperienze è proprio questo, che nella scuola dovrebbe essere ancora più evidente, perché siamo un presidio di socialità fondamentale. Si vede tutto quello che è stato scaricato sulla scuola in questi ultimi anni, tutte le educazioni stradale, alimentare, alla salute, cioè di tutto e di più. Perché? Perché è evidente a tutti che quello è il luogo dove tu puoi pilotare una società,
dove tu puoi far cambiare le cose. Scusatemi, io adesso faccio un esempio forse banale. Sarà un caso che tutte le volte che c'è stato un cambio, diciamo, importante dal punto di vista politico nei paesi e nella storia, sia partiti dalle riforme della scuola, l'ha fatto persino Napoleone, guardate, senza andare a tirar fuori Mussolini, ma poi si è visto anche quello che è accaduto qui. Il governo Berlusconi con la Moratti per prima cosa ha pensato di fare una riforma della scuola e quella poi purtroppo è rimasta la base su cui tutte le forze politiche che sono andate al governo in questo paese si sono trovate in fondo d'accordo. Perché? Perché ormai la politica è in qualche modo asservita all'economia, ma non a quella positiva che diceva, che, di cui noi abbiamo cercato forse di parlare, a un'economia che è finanza, che è fondamentalmente il controllo di un mercato e di un modello sociale conseguente che deve partire proprio da lì, dall'educazione. Per me pensare, già mi fa star male farlo alle superiori, ma pensare che dei bambini di seconda elementare debbano fare il test INVALSI è aberrante proprio, è una cosa insostenibile, senza contare che questi test vengono fatti da persone che non hanno la più pallida idea di che cosa voglia dire stare in una classe, avere a che fare con degli esseri umani e essere in una relazione con dei tempi distesi, perché è veramente, ripeto, punto soprattutto sui segmenti più bassi, perché secondo me è lì l'anello debole della catena. E noi sappiamo che l'uguaglianza parte dalla scuola dell'infanzia, cioè tu fai uguaglianza e rendi realizzabile l'articolo 3 della Costituzione se inizi dalla scuola dell'infanzia, non puoi cominciare alle superiori, è tardi, è già tardi, il divario si è già reso quasi incolmabile, anche perché, lo sappiamo, il divario viene da un retroterra familiare, culturale, economico, sociale, quello che vogliamo, che indebolisce i soggetti e le rende più fragili. Quindi io penso che sia chiaramente tutto parte di di un disegno. In questo, poi chiudo, il coronavirus ci ha messo in una ci mette in una condizione unica. Se noi non ne sapremo approfittare, veramente vorrà dire che abbiamo perso un'occasione d'oro per cambiare tante cose, dall'impostazione generale del nostro modello economico e sociale fino appunto alla nostra scuola, alla nostra università e alla ricerca. Per quale motivo? Perché o noi siamo capaci di rifiutare categoricamente lo schiacciamento della nostra scuola, della nostra università e della ricerca su questi parametri, su queste privatizzazioni che diventano un limite enorme alla libera circolazione del sapere, alla nascita del pensiero, del sapere critici, oppure noi ci troveremo in una gabbia, perché è facilissimo strumentalizzare gli strumenti, come diceva Vincenza, l'innovazione telematica, ok, ma la telematizzazione del sapere è una follia. Quando io vi dicevo contenuti standardizzati, a parte la libertà di insegnamento, io mi sento male al pensiero di ritrovarmi interscambiabile, cioè manco io, va bene, ok, perché chiamare una supplente? C'è la video lezione registrata di Tizio e te la passo e tu studi i pronomi in grammatica perché tanto sei intercambiabile, no? I contenuti sono standardizzati e sono delle piccole pillole. E questo è un rischio enorme, lo stavamo correndo in presenza, qui ci stiamo giocando la democrazia. E quindi dobbiamo stare molto attenti. Io spero che ci sarà una grossa presa di coscienza da parte del mondo accademico e del mondo della scuola. E anche, ripeto, come dicevate, degli studenti, perché in gioco prima di tutto il vostro futuro, sarà il vostro modello di riferimento ad essere determinato da questa emergenza. Potrà esserlo in positivo, perché riusciremo a riprenderci le fila di questo discorso, ma potrà anche essere un rischio enorme e quindi dobbiamo stare molto attenti. Vado io. No, è molto interessante quello che diceva Roberta. Secondo me c'è anche da ampliare una riflessione sul conflitto che forse anche prima Vincenza riportava tra la democraticizzazione del sapere
e la telematizzazione, nel senso che questo conflitto è reale. Contenuti telematizzati evidentemente possono portare a un'ampia fruizione. E dall'altra, appunto, il sapere viene inteso come una fruizione passiva, come tendenzialmente un consumo. Un prof di microeconomia un giorno veniva in classe e disse: vabbè, se questa laurea non vi servirà tanto, vivetela come se fosse un bene di consumo, tendenzialmente. Perché di fatto la tendenza è sempre più quella. E venendo alla domanda iniziale sulla valutazione, eccetera, eccetera, credo che abbia già abbastanza risposto Roberta. Io volevo provare a mettere in risalto un altro rischio che mi è venuto in mente l'altro giorno, in realtà sentendo la professoressa Pellegrino che parlava, e parlava del fatto che la nostra generazione, mi perdoni se la interpreto male, parlava del fatto che la nostra generazione forma le proprie idee, i propri ideali attorno al microcosmo. Cioè, se prima c'erano delle macro idee, quindi io ero comunista e mi comportavo in un determinato modo, adesso partendo dal micro, quindi dalle autogestioni, dalle piccole esperienze collettive e non anche non collettive, io creo la mia dimensione ideale, e quindi il rischio di rendere la scuola in termini valutativi, quantitativi, eccetera, è quello proprio di creare un ideale nella nostra generazione totalmente asservito al sistema. E questa cosa, cioè, effettivamente aveva ragione Roberti quando diceva: cioè, qui c'è in gioco la nostra democrazia, perché si tratta proprio di dare agli studenti, dalla seconda elementare all'università, l'idea che fanno esperienza del fatto che loro sono individui e devono essere massimamente egoisti per poter sopravvivere in questo mondo. E per scardinare tutto questo, io penso che si debba ritornare un po' ovviamente all'idea che il successo è un fatto collettivo, e questa epidemia ne dà evidenza, perché in questa epidemia nessuno si salva da solo, ma la salvezza può essere soltanto un fatto collettivo, e questa è l'idea fondante che dovrebbe essere alla base della scuola e di cui i ragazzi dovrebbero fare esperienza, nel senso che soltanto tutti insieme possiamo costruire una società migliore, possiamo migliorare, possiamo sopravvivere, eccetera, senza bisogno della competizione. Non mi ricordo l'altro punto che volevo dire. Vabbè, comunque, detto questo, l'altra componente interessante è quella che riguarda l'utilizzo di strumenti quantitativi, che anche in economia a me hanno insegnato a utilizzare, avendo fatto il corso di econometria, mancano tuttavia, anzi il mio prof in realtà lo diceva sempre, nel senso che in una relazione quantitativa non sta la spiegazione di un fenomeno, ok? E quindi, mancando questo aspetto, si vuol far credere che nella relazione quantitativa ci sia anche una spiegazione, ma questa cosa non è vera, e quindi anche questo mito va un po' sfatato tendenzialmente. E poi finisco dicendo qualcosa sulla terza missione e sull'università. La privatizzazione in questo ha messo le università a servizio del mercato e non il mercato a servizio dell'università sarà molto difficile da vedere, però in generale l'idea è che l'università sia al servizio di qualcuno e non sia un ente autonomo che ha anche una responsabilità, perché quello che io sostengo fortemente è che l'università abbia una responsabilità nei confronti della città in cui si sviluppa, eccetera, e debba restituire fortemente il sapere che produce. E questo sapere non è individui pronti al mercato per essere utilizzati, ma è coscienza e pensiero su di una società. L'ultima cosa che dico riguarda l'economia comparativa, nel senso che, parlando nel seminario di etica economica che ho frequentato all'università, a un certo punto ci eravamo iniziati a interrogare sul fatto di come fosse possibile che nell'intero universo dell'università italiana non ci fosse qualcuno che si interrogava su diversi modelli di economia. Questo non vuol dire quelli che sono esistiti, ma ripensare i presupposti di un'economia e vedere in che direzione ci si potesse dirigere. Ecco, questa cosa ho scoperto, ce l'ha raccontato il nostro prof, che esisteva fino agli anni 80. Poi si è deciso di smettere di finanziarla, l'economia comparativa, che proprio trattava le diverse tipologie di economia e come l'economia potesse essere strutturata. Questa cosa si è decisa di
si smise di finanziarla perché si pensava, cioè eravamo in quel periodo in cui il capitalismo era l'unica, insomma da Fukuyama in poi, in cui il capitalismo era l'unica possibilità di esistenza, eccetera, eccetera. Però in generale sicuramente la componente del privato deve essere smantellata partendo dal presupposto che il successo è e deve essere un fatto collettivo, non può essere un fatto individuale. Ok, allora molto rapidamente, beh, grazie mille, insomma come sempre poi sono veramente argomenti molto importanti, sono il nostro mestiere, quindi grazie a Manuel, mi piace quando ha detto l'università ha una responsabilità, cioè è un pezzo dello Stato, risponde dei tipi di modelli cognitivi che diffonde, risponde del tipo di società che interiormente incuba, l'idea che interiormente incuba e che poi avvera là fuori. Non è uno strumento che è per mantenere il presente, no? È uno strumento che si fonda sulla forza progettuale del sapere per il futuro. Tutta questa retorica effettivamente non si sente tanto tra i docenti. Quindi intanto avevo una voce nella mia mente che diceva quanto ci sarebbe da concederci spazi di riflessività tra noi operatori in qualche modo dello Stato, che fame, che sarebbe bello pensare queste cose insieme. Ma al di là di questa cosa, allora mi veniva rapidamente di andare, allora privatizzazione, sì, come dicevo è complesso, cioè dobbiamo stare attenti a non semplificare cose effettivamente complesse da descrivere, perché nei fatti, poi soprattutto nei paesi dell'Europa mediterranea, la privatizzazione dell'università pubblica non avviene, cioè non avviene nel modo semplificato di immaginarci che soggetti non statuali acquistano, per esempio, o investono, come invece è accaduto più fortemente in altri stati occidentali. Per cui da un lato c'è una parte dell'Europa che continua a immaginare un sistema pubblico forte che non abbia come finanziatori i privati. Però è vero che privatizzazione invece risponde all'idea che la cultura dominante, egemonica dentro lo Stato è diventata quella che vuole garantire ai cittadini un'autonomia attraverso il lavoro, per qualsiasi tipo di lavoro il mondo sappia offrire. Quindi che sforni dei precari che magari si asservono a una produttività di cui il mondo non ha bisogno, lo Stato non si sente abbastanza forte da problematizzarlo, oppure non vede lì i suoi interessi. Però non semplificherei la questione, è anche una dimensione di fragilità culturale, oltre che, secondo me in pochi casi, di lucidità politica di alcuni. La maggior parte, secondo me, di coloro che presiedono alle politiche dell'istruzione, forse davvero si privatizza nel senso che vede come persa una partita e che vede il proprio ruolo a servizio di un'inevitabile egemonia culturale del ciò che è produttivo, ha senso, esista anche nei contesti della formazione. Allora, questa privatizzazione sicuramente ha portato con sé, ha accelerato forme di misurazione del valore degli studenti che hanno a che fare con la produttività, con la performatività, nel senso ti do un compito che è quasi sempre ripetere nozioni e tu a quel compito reagisci in una maniera misurabile linearmente rispetto a quel tipo di input, allora io ti misuro così. Questo effettivamente rientra nel modo un po' più complesso culturalmente parlando di intendere la privatizzazione. Quindi su questo avete già detto un sacco, anch'io sono super critica, cioè che la meritocrazia si possa confondere con una misurazione lineare della quantità di nozioni o della potenziale capacità di obbedienza a un compito ben inteso di un individuo, è chiaro che è un modo di intendere la meritocrazia tutto interna a questa debolezza dello scopo dell'apprendere, che non è trovare una collocazione precaria in un mondo che va storto. Anzi, noi dovremmo pensare che chi studia lo vuole raddrizzare, gli diamo un compito completamente diverso nella nostra mente, quindi avremmo forme di misurazione diversa della risposta con cui lui cerca di cambiare il mondo, no? Questo soggetto. E allora, non so, chiudendo su questo tipo di meritocrazia delle università che si ridanno un compito di produzione collettiva, di vita di gruppo, di confronto, di digestione collettiva, quale potrebbe essere? Perché effettivamente
La meritocrazia, comunque, anche se è una parola così, appunto, l'abbiamo detto, che non ci piace, problematica, fa parte del patto educativo. Cioè io nei miei corsi ho provato a mettere la questione, a toglierla, semplifico, a dire ragazzi qua fatevi passare l'ansia, perché non siamo qua per misurarvi, perché scommetto che questo corso, se avrà senso, lo vedrete nei prossimi anni. Scommetto che magari adesso a chi sembra che mi segue di più e segue agli altri a cui sto sulle palle, poi magari ho provato. Questo ha ferito molto, perché sembra non riconoscere che c'è un patto implicito di presenza, di corpo. Io ti guardo di più, io annuisco di più, io vengo a tutte le proposte che fai, voglio che mi riconosci, perché sono un soggetto diverso, perché siamo tutti diversi. Allora, la meritocrazia pone comunque un aspetto importante del patto educativo, che è un patto interindividuale, che vuole. Allora, come affrontarlo? Io veramente con gli studenti sto molto stressando il fatto che è un complesso processo, che la meritocrazia non è un voto secco, no? Come la cittadinanza non è votare, ma che è esito di un processo. Se tu prendi un corso e lo esplodi, dai appuntamenti ai ragazzi 3 volte al cinema, 2 volte con degli invitati, 1 volta fai un viaggio a un convegno insieme, fai 2 prove intermedie, fai le lezioni, succede sempre che chi ha energia per investire a se stesso, alla fine non ha solo il voto migliore, ma emerge su 120 studenti. Allora, per fortuna, e purtroppo lo dico, perché chi è che riesce a investirsi, per esempio, a seguire dei convegni che gli proponi? Anche, per esempio, chi ha la macchina, chi è meno stressato, chi abita più in centro. Purtroppo, voglio dire, anche quando lo metti processuale, colui che emerge è colui che in quel momento della sua vita può partecipare di più, però almeno lo leghi a una costellazione di forme di presenza e di partecipazione che alla fine compongono non tanto un voto, chi se ne frega, ma il modo in cui lui entra in contatto con le possibilità che tu gli dai. E così sì che si vede una classe che è quasi sempre divisa in 3 fasce, no? Che alla fine ha un volto, un nome, riesce a seguirti, e chi si mette nelle ultime file e dà per scontato che tu lo bombardi di possibilità che lui in quel momento della vita non ha modo di raccogliere. Quindi io dico la meritocrazia, che gli troverai un altro nome, è un'istanza che gli studenti portano di riconoscimento di quanto investono. Purtroppo, anche se la problematizzi e la demisurizzi, dequantifichi, è qualcosa che ha a che fare con l'esperienza individuale, anche in termini di ceto, classe sociale, possibilità, però se la rendi una costellazione di occasioni di contatto, abbordabili, anche coloro che sono un po' più sopraffatti dalla competizione riescono a trovare in questa costellazione un punticino in cui ti mostrano chi sono. Allora ogni prof dovrebbe avere almeno 6 momenti e dimensioni della valutazione di qualcuno. Già esplodere e ricomporre poi in un voto, secondo me, è qualcosa, ma è una terra di mezzo, cioè finché non cambia il paradigma del competere non riesce a. Però nella terra di mezzo ognuno di noi è chiamato a creare, no? E siccome esplodere in frammenti per ricomporre è molto meglio che una secca prova e un voto, perché fa capire ai ragazzi che ciascuno di loro può entrare in relazione con te in qualche modo. Grazie mille per queste risposte, sono state veramente, veramente molto belle, veramente un dibattito molto godibile. La stiamo tirando per le lunghe, però poi ci sono un paio di domande che vi sottopongo da parte del pubblico, la prima da parte di Andrea. Vorrei fare una domanda in merito ai tirocini formativi in smart working. Un momento così importante per la carriera di uno studente non rischia di svuotarsi di senso? Pensate pure voi che sono concepiti sempre di più come occasione per un privato di avere a disposizione manodopera gratuita invece di essere considerate come momento fondamentale per la crescita formativa di uno studente? Sempre una domanda di tipo universitario, Vincenzo. Universitario. Sì, allora, come dicevo prima, attenzione a avere una lettura complessa dei processi, non per assolvere nessuno, ma per vedere i bivi che la storia ci offre. Più che un progetto lucido,
il tirocinio via casa come smart working, adesso è stato messo per mettere una toppa, far laureare, lo dico perché ero in contesti in cui, pur dicendo che per me non ha senso, sentivo, no, la logica, per ora era una logica di non, per esempio, impedire la laurea a chi gli è capitato che doveva fare il tirocinio quest'anno, il che non assolve nulla, adesso vado nel merito. Però dice agli studenti che quando si è contro qualcosa poi bisogna essere un po' pronti a pagarne anche il prezzo, in senso creativo, ma anche in senso di protesta, perché io i tirocini via smart work non ci credo, però nel momento in cui diciamo che non si accettano neanche in una fase di urgenza, chi doveva fare il tirocinio in quel momento dovrà allungare i tempi. Allora deve essere pronta a partecipare come studente a dei dibattiti che cercano delle alternative. Non si può comunque sempre pensare che la vera presenza, e quindi io sono uno studente, sono coproprietario dell'università, sono un soggetto politico, però nel momento in cui riguarda la mia corsa divento di nuovo il consumatore. Così come un docente non può oscillare tra un venditore di servizi e un educatore. Deve dirsi: io sono un educatore e patirò se in competizione perdo come venditore. Non si può essere tutti quanti, e questo lo dico perché anche gli studenti hanno un modo più secco e politicizzato di vedere, di leggere, diciamo così, ciò che decidono i docenti. E fanno bene a sottolineare che quella cosa lì effettivamente svuota di senso. Poi però quando li incontriamo nei corpi di rappresentanza dicono: però se tu togli il tirocinio in questi 3 mesi, chi non aveva ancora tutte le ore non si può laureare a giugno, no, no, no. Allora, dico, per lo smart working in sé nasce da questo dibattito e travaglio su come governare anche l'urgenza. Secondo me, nonostante questo, non ha molto senso. Io condivido con chi dice il tirocinio in sé è una esperienza pratica di lavoro, di confronto, di ridefinizione, e quindi farlo telematicamente devi trovargli un altro nome, oppure devi prendere il coraggio di dire: quest'anno questa esperienza in questo spazio non può essere fatta, diamo un altro titolo. Devi avere la passione di nominare le cose col loro nome, anche pagando un po' lo scotto di un cambiamento o di una missione di discontinuità. Detto questo, però, invito veramente a leggere le cose in maniera complessa, cioè non è che lo smart working è stato pensato, secondo me, per appunto privatizzare o piegare il futuro lavoratore, è una conseguenza che può avere se lo faremo sempre, ma è fatta in nome di agevolazioni che gli stessi studenti, nel momento in cui si intendono come compratori di servizio, inverano, perché questa relazione di potere è ambivalente. Tutte le volte che io come studente mi sento un compratore di servizi legittimo, colui che invece di essere un educatore collettivo critico si sente sempre di più un venditore di servizi. E voi siete adulti, non è un ragazzino, lo studente è un soggetto politico adulto che è sempre stato uno dei motori di definizione dell'università. Quindi tutto ciò che sta avvenendo perché si compenetrano adulti più giovani e meno giovani in questa visione della vendita di servizi. Un'altra domanda, sempre sull'università, molto ampia, devo dire, come domanda, però anche molto interessante, che riguarda il precariato di insegnanti, professori, ricercatori, sta distruggendo la capacità di avere una scuola e una ricerca funzionante. Per la didattica ci vuole continuità e così anche per la ricerca. I piani di intervento sembrano essere sempre emergenziali, concorsi e assunzioni non regolari. Come possiamo unire le istanze dei precari della scuola per poter arrivare a lottare insieme e chiedere un cambiamento? Penso sia una domanda che in realtà, cioè, non riguarda solo l'università, volendo, ma riguarda più in generale quella pacificazione della scuola tramite l'introiezione del conflitto nella competitività, sostanzialmente, per cui i soggetti che animano l'università e la scuola sono spinti più che a rivolgersi verso chi davvero ha distrutto queste istituzioni, a competere fra di loro, e sicuramente anche l'unione delle lotte è un tema molto importante. Se volete rispondere su quest'ultima domanda, veramente grande, veramente rilevante. Sì, io non sono ancora un precario, quindi mi sento di facere.
Roberta, vai pure tu se vuoi iniziare, che secondo me questo riguarda molto anche la scuola. Posso dire, riguarda moltissimo la scuola, tra le altre cose in questi giorni è di estrema attualità questa questione, perché è appena uscito il decreto con cui si è confermato il concorso che era stato messo in criticamente in dubbio dai sindacati, perché ci saranno delle situazioni delle problematiche di sicurezza da affrontare molto evidenti nel fare un concorso pubblico in questo momento e appunto nel organizzarlo in sicurezza. Quindi erano state avanzate una serie di proposte che riguardavano soprattutto la valutazione delle supplenze, quindi dell'esperienza accumulata dalla quasi totalità di questi precari, che tra l'altro sono figure fondamentali, perché altrimenti le nostre scuole non funzionerebbero. Cioè, noi abbiamo un'alta percentuale di precari nelle scuole e subiamo tutti. E quindi vorrei sottolinearlo, il problema del precariato non è soltanto un problema di quegli insegnanti che non sanno se e dove lavoreranno l'anno dopo, perché di fatto, tra l'altro, la cosa demenziale è che lavoreranno perché ce n'è bisogno, cioè ci sono un sacco di cattedre libere. Quindi non vedo per quale motivo continuare a trascinare questo precariato storico di persone che da 13 anni, 15 anni fanno precariato, quando hai bisogno di loro. Perché è un problema di tutti? Perché la continuità didattica di cui si parlava, se è una qualità, un valore all'università, a maggior ragione lo è a scuola, e a maggior ragione lo è negli ambiti iniziali della scuola, alle elementari, alle medie, perché è uno degli elementi che permettono il percorso formativo nella sua globalità, il fatto di avere una continuità didattica, e ripeto, lo è in particolare con le maestre, perché quello è un momento essenziale della formazione. Quindi c'è stata una grossa polemica, purtroppo non c'è stata risposta alle istanze sindacali da parte del governo, se non con la conferma del concorso, e comunque ci ritroveremo probabilmente a settembre ad avere dei grossi problemi a ripartire, perché mancheranno un sacco di insegnanti, il che sarà particolarmente grave in un momento come questo, perché noi non ne abbiamo parlato tanto, ma ci stiamo molto interrogando su come sarà possibile ripartire. Allora, se noi cominciamo a ragionare sulla ripartenza e magari immaginiamo delle classi ridotte, degli spazi con delle possibilità di non essere appunto vicinissimi l'uno all'altro, come ce li immaginiamo se non ci immaginiamo che gli insegnanti dovranno essere in numero maggiore? Perché se devi fare i piccoli gruppi devi avere più insegnanti. Allora, queste cose non ci puoi pensare il primo di settembre, ci devi pensare adesso. Non solo, devi avere il piano A, il piano B e il piano C, perché siccome non sappiamo cosa succederà, dovremo essere attrezzati a rispondere alle varie evenienze, ma un eventuale anche ritorno dell'epidemia, chi lo sa, potremmo avere delle ricadute. Dunque dovremmo essere pronti a tutto, e non può essere soltanto la didattica a distanza. Per fortuna saremo più attrezzati, perché avremo già imparato a nostre spese, con tanti errori, come organizzarci in quel caso di emergenza. Ma il problema, poi volevo sottolinearvelo, sarà anche un problema di trasporto. Sembra una sciocchezza, ma far ripartire le scuole, soprattutto medie e superiori, così come l'università, vuol dire anche che noi avremo molti studenti che si muoveranno coi mezzi pubblici. Sembra, ripeto, una banalità, ma sarà uno dei problemi più gravi che noi ci troveremo a risolvere. E questo si collega appunto al problema principale che avrà la scuola, cioè quello di riuscire ad organizzare dei piccoli gruppi, soprattutto per stare vicino a chi è più in difficoltà,
e questo per forza non potrà che passare da una presa in carico del problema del precariato, che veramente, oltre ad umiliare chi ci lavora, è un problema di tutto il sistema, perché la precarietà sarà sempre di più l'anello debole che rischia di far saltare il tavolo. E quindi questo è veramente importantissimo. Volevo dire una cosa brevissima sui tirocini. Anch'io sono d'accordo con Vincenza che è un problema molto complesso. Ricordo nel 2005-2006, quando ci eravamo ritrovati a scrivere il testo della legge di iniziativa popolare, che allora si chiamava Per una buona scuola della Repubblica, poi il nome ci è stato rubato e quindi poi ci abbiamo cambiato nome nella revisione che abbiamo fatto. In ogni caso l'idea era nata anche lì e a seconda delle regioni era nato un grosso dibattito sull'alternanza scuola-lavoro, noi a scuola la chiamiamo così, o sugli stage, perché a seconda appunto dell'orientamento delle varie regioni questo era diventato uno sfruttamento a favore delle imprese, oppure come in Emilia-Romagna, dobbiamo ammetterlo, anche una grande occasione, una grande opportunità per i ragazzi, soprattutto delle scuole tecniche. Ora, per non farlo poi degenerare semplicemente in una piccola esperienza di manodopera a basso costo per le aziende e di fotocopie o spazzatura dei magazzini per i ragazzi, ha bisogno di una organizzazione molto efficiente, di essere seguito dagli insegnanti, cioè che ci sia un patto anche fra i luoghi di lavoro e i luoghi educativi. Tanto che noi ci eravamo immaginati quelli che avevamo chiamato i processi di ricercazione, cioè dei momenti in cui appunto c'era una grossa collaborazione tra la scuola e il mondo del lavoro e che potevano diventare molto formativi per i ragazzi. Chiaramente, come diceva Vincenza, adesso anche i ragazzi che non hanno le ore di alternanza, che sono calate ultimamente, ma comunque ci sono varie annualità che sono rimaste scoperte, si tratta di assumersi la responsabilità e di dire: guarda, tu vai all'esame lo stesso o finisci l'anno senza problemi ugualmente. Siamo in un'emergenza e quello è un piccolo tassello, però buttare via tutto anche di quell'esperienza non va bene, altrimenti, ha ragione Vincenza, è davvero necessario che si apra un dibattito molto grande, perché io invece penso che gli studenti, soprattutto degli istituti tecnici e professionali, vedano quei momenti come una straordinaria opportunità anche di schiarirsi le idee. E questo dovrebbe essere anche nei nostri licei, perché mentre uno che esce dall'ITIS sicuramente farà pochissima fatica a trovare lavoro e più o meno la sua specializzazione lo avrà aiutato in quel senso, uno che esce da uno classico, uno scientifico, un linguistico, un liceo delle scienze umane, è allo sbando. Quindi avere avuto delle occasioni anche di contatto con gli ambiti nei quali potrà eventualmente fare la sua esperienza lavorativa o professionale può essere utile anche per la scelta dell'università. Io ho una quinta, ho i tre quarti dei ragazzi che non hanno la più pallida idea, e siamo a maggio, a un mese dall'esame di maturità, di cosa faranno dopo. Un po' è saltato l'orientamento nel senso più diretto del termine, un po' è comunque un momento, poi quello che ha detto Manuel è fondamentale, guardate che se un docente universitario arriva a dirti forse questo corso sarà stato per te un bene di consumo come tanti altri, cioè io comincio a capire anche la demotivazione, non vedo altro che amici di mio figlio che fa il secondo anno dell'università che hanno cambiato due o tre corsi universitari. Cioè io lo capisco benissimo che lo spaesamento poi diventa un elemento cruciale, perché davvero ti trovi in una mancanza di senso quasi, no? Di quello che stai facendo. E quindi poi ti fai ti interroghi, però non c'è il corpo intermedio. Scusatemi, poi chiudo, avete parlato del consiglio di facoltà, abbiamo parlato un po' del collegio docenti, Manuel ha parlato delle rappresentanze studentesche, i corpi intermedi nella nostra società sono stati umiliati e sistematicamente distrutti e questo sta ulteriormente dando i suoi frutti, perché chi dibatte di queste cose non sono
più i diretti soggetti interessati che potrebbero anche dire qualcosa non va e che cosa va e elaborare insieme nella collaborazione e cooperazione, invece che nella competizione, delle potenziali soluzioni. Certo, mamma mia, sì, stiamo facendo un sacco di discorsi, diciamo, secondo me, molto generali, però dobbiamo assolutamente, ma poi lo lascio a Teresa il compito di chiudere in maniera non depressiva. Ma mi sto convincendo sempre di più che produrre un sapere depressivo è veramente parte di un complesso, diciamo, paradigma conservatore, culturale, no? Come se i giochi fossero chiusi. Ogni volta che sento i giochi sono chiusi, sento la voce interiorizzata di chi ci guadagna se i giochi si chiudono. Cioè, per cui vabbè, ma lo dico perché sto per dire un'altra cosa deprimente e quindi dopo lascio a Teresa. No, allora, il precariato, sicuramente la precarizzazione del lavoro. Cognitivo, purtroppo fuori, ma anche dentro l'università è un problema serio dentro l'università. Tante sono le ricerche, i convegni a cui abbiamo partecipato, cioè, tante anche le analisi. Tenete presente che di tutte le persone che hanno avuto un assegno di ricerca a partire dal 2010, nel 2020, cioè dopo 10 anni, era andato a strutturato, si considera strutturato in queste ricerche il livello del ricercatore RTDB. Per chi non è, ha esperienza di università, sapete che c'è, ti prendi la laurea, fai la magistrale, fai il dottorato, fai il postdottorato, fai l'assegno di ricerca, fai il primo contratto da precario RTDA, fai il secondo contratto RTDB, prendi l'abilitazione nazionale, da lì puoi pensare che hai un posto fisso. La media è oltre i 40 anni. Di questi che erano partiti nel 2010 con la nuova legge, il 3% è diventato strutturato. E vi rendete conto che è una cabala che mescola il potere del gruppo di riferimento di farti 10.000 concorsi in successione, la tua disponibilità a pubblicare ossessivamente sull'argomento che ti renderà noto, per esempio, come si vestono le badanti della zona della Transilvania se vanno a lavorare a Bergamo, il lavoratore intellettuale. Che si poteva permettere di impostare in maniera interdisciplinare una cosa, nei fatti non riesce ad avere sostanza perché le persone devono. Allora, sicuramente la precarizzazione spinta ha indotto anche delle condizioni di autopromozione costante, email mandate alle 4 di notte, e se il tuo un altro le manda alle 4, tu lo mandi alle 5, se io parlo inglese, allora impara l'altro l'arabo. Un autosfruttamento costante veramente tipico del profilo del precario cognitivo e forse del precariato per come sta diventando, no, il lavoro oggi. Però è anche vero, come abbiamo detto, che un po' di cose si stanno muovendo, si sono mosse, e allora per pensare a delle strategie, secondo me ancora una volta devono essere un po' composite. Ho un amico che proprio ieri l'altro mi ha detto: ma in queste cose sulla dibattito dell'università hai sentito i sindacati? E io sono un po' sprofondata perché da un lato mi sono sentita in colpa che non ci ho neanche pensato. Dall'altro non sono iscritta io in questo momento a un sindacato. Poi ho pensato così, d'amblé, a tutti i docenti che conosco, ho pensato, ma se io nomino il sindacato su 100 interessati a dibattere in senso critico di quanto sono, già li tagliamo a metà. Allora, vedete, però è verissimo, se non si prende la cosa anche dal punto di vista da lavoratori, di dire, ma io come farò? Che tipi di orari, che tipi di cose, che tipi di strumenti di produzione, senza allora quel versante lì, più versanti che abbiamo già, come appunto i corsi di laurea che hanno il compito e la responsabilità di pensare il senso della didattica, come allora tutte queste strategie effettivamente messe in parallelo, tanto rispetto alla precarizzazione, cioè. Sempre di più anche nei corsi si dice: ma questo precario, perché gli chiediamo questa cosa? Non è giusto, oppure, ma scusa, il rimborso chi ce l'ha? Cioè, io vedo che purtroppo troppo lentamente, ma il livello di chi è strutturato, di sottrarsi a questo sfruttamento implicito degli altri, sta, diciamo, la capacità critica di reagire sta un po' aumentando. La vecchia dismissione dei corpi intermedi sta diventando di nuovo problematica. Cioè, a me è venuta voglia veramente di dire: ma com'è successo che non abbiamo più il coraggio di alcune forme di partecipazione? E io sento una svolta anche in questo. Il precariato ha avuto 10 anni in cui sembrava come inevitabile a noi stessi. Io ero precaria e mi autosfruttavo come una matta. Adesso, arrivata alla posizione che ho di strutturata, sento che si apre, ma un po' in massa.
una nuova lotta per chi magari è di mezza età come me, ormai è garantito, non ha la mentalità delle persone arrivate che magari venivano da una generazione un po' più di potere o comunque che intendevano le scuole come successione un po' di trasmissione di posti di lavoro. Io non sono un barone, non ho i posti da dare. Secondo me si apre un'epoca di alleanza tra una certa fascia di garantiti, gli studenti e i precari, che è nuova. E io sento che qui il vento un po' gira e che sta proprio a noi, cioè nei prossimi 5 anni ce la giochiamo molto, 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 soprattutto chi è garantito, a allargarsi le spalle e a dire queste cose sono inaccettabili, perché chi è precario nei fatti, a parte alleanze, lotte sindacali, mobilitazioni che fa già, può muoversi meno, può muoversi meno. Una fortissima alleanza quindi è tra i prof strutturati che vengono dal precariato e gli studenti, a difesa anche di chi si può muovere meno in questo momento. Questa è sicuramente una cosa che ho visto anch'io di recente, nella mia esperienza personale, proprio riguardo a possibilità di stringere alleanze con determinati docenti che hanno raggiunto determinate posizioni. Sempre secondo me una cosa molto importante da fare, lo dico soltanto per non chiudere su una nota pessimista, è superare la diffidenza che è maturata fra studenti e docenti, e di cui abbiamo avuto un tristissimo esempio quando, forse un paio d'anni fa, i docenti sono entrati in sciopero e avevano delle motivazioni che erano dovute al blocco degli stipendi, se non ricordo male, ed erano entrati in sciopero degli esami, e questo aveva creato una forte rottura fra il corpo docente e il corpo studente, quando in realtà sarebbe stata l'occasione di una bella alleanza, secondo me, e soprattutto adesso questo è il momento appunto di creare delle alleanze e superare vecchie diffidenze che sono diffidenze fittizie dal fatto che uno sta da un lato della cattedra e l'altro dall'altro, e sicuramente anche la valutazione contribuisce a ispessire queste diffidenze, a rendere l'insegnante o il professore come un elemento contro cui sfogare la propria insoddisfazione nel proprio percorso, quando in realtà sono altrettanto sfruttati e sottoposti a una burocratizzazione, a una valutazione incessante, forse maggiore perfino di quella a cui sono sottoposti gli studenti. In particolare, questo discorso è importantissimo da fare quando pensiamo a quello di cui ci parlava Roberta, che sono i bambini delle scuole primarie che non possono difendersi, sono completamente succubi di quello che viene deciso di loro da parte degli adulti, e io sento un senso di responsabilità, dato che ne stava parlando prima Manuel. Sicuramente io credo, come te, che l'università abbia una responsabilità nei confronti della città in cui si trova, e penso anche che però le persone che hanno gli strumenti per portare avanti certe lotte e migliorare, tra le altre cose, il sistema dell'istruzione, che è la spina dorsale di qualsiasi Stato, debbano farlo anche per chi non ha questi strumenti. In questo caso sono i poveri bambini che sono stati lasciati a casa in situazioni spesso di grande incertezza domestica, economica, di grande stress sicuramente anche per loro, e che rischiano appunto di vedere una grandissima discontinuità nel loro percorso formativo in quelli che sono gli anni più importanti per la creazione della personalità, ma anche, come hai detto prima, in una maniera molto bella, secondo me, Roberta, no? Che sono gli anni in cui si forma l'uguaglianza, quelli della scuola primaria, sono veramente gli anni in cui si creano le basi per essere tutti uguali, tutti cittadini, e sono dei momenti, secondo me, per cui anche di fronte al pessimismo, da cui anch'io a volte mi lascio prendere, perché prima stavi descrivendo la situazione dei precari cognitivi, Vincenza, e stavo pensando alla mia esperienza nella specializzazione, ti fa venire voglia di metterti le mani nei capelli a volte, però anche incontri come questo, che a me è piaciuto tantissimo e vi ringrazio veramente tanto, danno molta speranza sul futuro. E poi sono i momenti, guarda, lo dicevate prima, lo diceva Vincenza, ma credo anche Manuele e tu stessa, Teresa, secondo me sono queste le cose da incentivare, nel senso che va ripreso uno scambio
È verissimo che noi siamo tendenzialmente abituati come professionisti dell'educazione, chiamiamoci così, a delegare ai sindacati i momenti della nostra mobilitazione e probabilmente negli ultimi anni sempre di più anche quelle scarsissime assemblee e occasioni di incontro che ci sono, no? Ma questo da un lato è sempre importante, ma dall'altro è estremamente frustrante perché non dobbiamo pensare che tutto si risolva nel problema del salario, quindi dello stipendio, Soltanto. dell'orario di lavoro, piuttosto che delle mansioni. Dobbiamo ritornare a interrogarci e questa è un'occasione unica e secondo me anche una nota positiva su cui ci dobbiamo lasciare, potrebbe essere davvero un'occasione di grandissimo cambiamento in positivo, proprio perché ci dovrà portare a interrogarci sul merito del nostro lavoro, non solo sul, diciamo, gli accessori. E questo deve creare anche un'alleanza fra i vari soggetti, appunto gli studenti, l'università, la scuola. Io me lo auguro. Anch'io, cioè non so quanto in positivo sarà, però penso che si apra, diciamo così, un senso di c'è necessità di produrre senso su quanto facciamo perché non è più ripetizione. Si è creata una frattura, no? E mentre l'anno scorso avevamo l'impressione di un'inerzia della storia, no? Quel capitalismo realista, o mettiamola come vogliamo, ormai avevamo interiorizzato che la storia aveva una sua struttura e un'inerzia, per cui davvero chi aveva un altro modello in testa di società si sentiva al massimo un rallentatore o uno che garantiva a se stesso una qualità di condivisione che no. Adesso, secondo me, è come se un'enorme frattura dolorosa costringesse un po' tutti ad ammettere che la storia è nelle mani dei collettivi umani, perché nessuno si immaginava che ti potessero ordinare di fermare i treni. Allora è proprio, secondo me, induce, è come una competenza politica proprio collettiva e non elitaria che chiede un po' a tutti, no? Cavolo, allora la storia è in mano alle persone veramente. E quello ce ne volevano di laboratorio, lo dico spesso di sociologia, per indurlo da mia figlia a mia madre. Ed è secondo me un'occasione straordinaria di dibattere, dibattere, dibattere. E questo è verissimo. Poi come andrà a finire, ovviamente sappiamo che le strutture esistono e che la reversibilità, recuperiamo i soldi che abbiamo perso, potrebbe addirittura farci accelerare, no, come scusa verso posti che non volevamo. Però è veramente apertissimo, c'è molta più gente che guarda dove andiamo, molta più gente. E a me questo momento mi dà un senso di possibilità e di responsabilità, poi magari andrà da cani, eh? Però voglio dire, apre a un esercizio politico anche in contesti in cui non mi aspettavo mai di sentirmi porre delle domande sullo stato sociale o le cose. Usiamolo, usatelo un sacco voi E alla studenti. responsabilità anche, Vincenza, perché come abbiamo detto, basta de delegare, voglio dire, su certe cose bisogna responsabilizzarsi. Yes. Lui ha Beh, qualcosa da dire. sicuramente un momento di formazione, e secondo me il dato che abbiamo da questa crisi, davvero bello anche riguardo allo smart working, eccetera, è che si può pensare a una società che si è fondata sulla prossimità, e questa secondo me potrebbe essere un possibile nota positiva da tenere a mente, nel senso nella ricostruzione, perché davvero i rapporti di vicinanza che erano stati distrutti completamente in nome della flessibilità che si diceva all'inizio, sono ritornati fortemente, secondo me è un dato importante da cui si può ripartire. Nota positiva. Io direi che insomma Io avete direi che il tutto mandato di non trovato essere qualcosa. depressive, Esatto. unico Manuel. Va bene, dai. Allora, grazie anche per questa nota positiva con cui avete scelto di chiudere, che mi lascia molto contenta. Grazie ancora per aver partecipato a questo dibattito veramente molto interessante, molto ricco, pieno di competenze, di idee, di speranza. È stato un piacere e spero di rivedervi alcuni di voi di persona sicuramente prossimamente e poi magari ancora. Speriamo. Sì, Vediamo, vediamo. Va bene. veramente. Grazie, dai. arrivederci. Alla Grazie. prossima, ciao a Alla tutti, ciao. prossima. Ciao, Grazie. sì, grazie a voi della Ciao. compagnia. Ciao, ciao. Grazie.